Oggi abbiamo i 7 serial killer più spietati della storia. Dobbiamo considerare innanzitutto l'aspetto legato alla nazionalità di chi si pone questa domanda. Infatti, i serial killer più famosi per un americano non sono probabilmente gli stessi di quello di un cinese, di un ecuadoriano o di un russo. Inoltre, anche se la definizione di serial killer è conosciuta da molti ed è chiara ed esaustiva, in una ricerca del serial killer più famoso, bisognerebbe forse anche considerare la percezione di quello che è un criminale seriale da parte del grande pubblico. C'è chi pensa, per esempio, che il più famoso serial killer della storia sia Adolf Hitler. Non a caso è una figura ammirata da numerosi assassini seriali. Per questo video quindi ci baseremo sulla mia percezione e sulle mie conoscenze, almeno in questa prima parte. Ci saranno personaggi che voi probabilmente non conoscete, ma sono tutte storie che valgono la pena di essere raccontate, di essere conosciute e di essere ricordate. Numero 7. Luis Alfredo Garavito. Quando saldrà di prigione? Por lo meno unos 8 anni. Sa che con 68, 70 anni podría estar de nuevo en la calle? Más o menos. Sale muy barato matar 200 niños. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Para lo que yo hice, muy poco. Luis Alfredo Garavito, conosciuto come La Bestia, nasce a Genova, Colombia. È un serial killer colombiano fortemente sospettato di oltre 300 omicidi, di cui almeno 140 accertati. Garavito, come tanti serial killer, ebbe un'infanzia molto travagliata. Il padre, un uomo rude e violento, era solito picchiarlo per ogni singola sciocchezza. Dopo l'infanzia sviluppò, quasi sicuramente per colpa dei maltrattamenti e delle umiliazioni, delle tendenze all'alcolismo, al suicidio e alla perversione sessuale, in questo caso rivolta ai bambini. Nel 1992, all'età di 35 anni, Garavito non riuscì più a trattenere i suoi istinti feroci ed inizia così un periodo di violenza che durerà circa 8 anni, fino al 1999. Il suo metodo, quasi identico per tutti i casi, era il seguente. Assumeva, spesso travestendosi, false identità. Un venditore ambulante, un mendicante in cerca di elemosina, un disabile in cerca d'aiuto o un assistente umanitario. Con un pretesto avvicinava le vittime designate e dopo averle portate in un luogo appartato e deserto, le assaliva con un macete, le uccideva e le decapitava. Tutte le sue vittime erano bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Venivano trovati diverso tempo dopo sottoterra, spesso seppelliti congiuntamente in fosse comuni. Nonostante in Colombia l'omicidio non faccia normalmente notizia, si iniziò a parlare di una bestia che si aggirava per lo stato seminando il terrore tra i bambini. Luis Alfredo Garavito venne arrestato a Villavicencio il 22 aprile del 1999, a seguito di un tentativo fallito di stupro ai danni di un bambino. Diede ai poliziotti numerose informazioni su dove trovare i corpi e sul suo modo di agire. Dopo 28 processi venne giudicato colpevole di 138 omicidi. Non gli venne riconosciuta l'insanità mentale, per cui fu dichiarato capace di intendere e di volere e venne condannato a 856 anni di carcere. Ma sapete qual è la parte divertente? Secondo le leggi colombiane, un carcerato non può restare in cella per più di 30 anni. Inoltre, ottenne una riduzione di pena di 8 anni, perché si era offerto di aiutare gli agenti. Il totale della pena comminata è quindi di 22 anni, ma potrebbe essere rilasciato in anticipo, per buona condotta. Numero 6. Gary Ridway. Gary Ridway, noto come Green River Killer o The River Man, è un assassino seriale statunitense che ha commesso almeno 49 omicidi. Fu arrestato nel novembre del 2001 dopo quasi 20 anni di caccia. Ridway colpì tra il 1982 e il 2001, anche se dopo la sua condanna confesserà altri omicidi precedenti a questo intervallo di tempo, ma che non gli verranno mai attribuiti per mancanza di prove. Tutte le sue vittime, con un'unica eccezione, erano prostitute, che frequentava assiduamente. Le più giovani avevano solo 15 anni. Gran parte di esse le abbordò nella Pacifica Highway South, una strada a luci rosse nei pressi dell'aeroporto di Seattle. Ridway le caricava sul suo pick-up. Per tranquillizzarle mostrava loro la foto del figlio Matthew. Arrivato in una zona appartata, portava la vittima sul retro del pick-up per una prestazione. Successivamente le strangolava a mani nude o con un laccio. In alcuni corpi il laccio era stato stretto così forte da penetrare nella carne. Successivamente al delitto tagliava loro le unghie per assicurarsi che non vi fosse sopra il suo DNA. Nonostante all'epoca il test del DNA riuscisse solo ad identificare il gruppo sanguigno delle persone. Malgrado ciò, lasciò in molti dei corpi del liquido seminale. Con l'avanzare del tempo, il test del DNA diventò sempre più preciso
ed è proprio grazie a questo che poi Ridway verrà identificato con certezza. Era solito tornare sul luogo dove abbandonava i corpi per avere ulteriori rapporti con loro, anche se ormai in putrefazione. Lui, nel tentativo di porre fine alla necrofilia, cercava di lasciare i corpi sempre più lontano, o cercava, se poteva, di seppellirli. I primi corpi li gettò nel Green River, un fiume della zona, dove vennero appunto ritrovati il 15 agosto dell'82. Da qui il suo nome, Green River Killer, o The Riverman. In questi 20 anni di caccia, l'eco mediatico per questo caso si faceva sempre più grande, ma nonostante ciò, i media non furono quasi mai d'intralcio alle indagini, tranne che per un'unica eccezione, quando involontariamente fecero capire, durante un servizio in diretta, che la zona del Green River fosse costantemente sorvegliata da agenti in borghese. Infine venne condannato nel 2003 a 48 ergastoli senza la possibilità di uscire sulla parola, e nel 2005, dopo il ritrovamento del corpo di Tracy Winston, venne aggiunto un ergastolo. Inoltre sono stati aggiunti altri 480 anni di prigione per la manipolazione delle scene del crimine. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven. Numero 5. Amelia Dyer. Amelia Elizabeth Dyer è stata una serial killer britannica di fine 800. Fu la più cruenta assassina di bambini dell'Inghilterra vittoriana. Si stima che il numero delle sue vittime si aggiri intorno ai 400 bambini. Nonostante ciò, venne condannata alla pena capitale per uno solo di quelli. Venne soprannominata Jill the Ripper per la sua vicinanza cronologica a Jack lo Squartatore. Per un periodo si credette infatti che fossero persino la stessa persona. In cambio della promessa di occuparsi dei bambini che le famiglie non volevano, chiedeva loro una cifra in denaro e dei vestiti per il bambino. Dopo aver contrattato e ottenuto la cifra dai genitori, lo lasciava morire di fame, poiché non gli serviva più. Amelia Dyer fu arrestata nel 1879, quando un medico che certificava il suo operato scoprì che, sotto le sue cure, erano morti davvero molti bambini. Non fu condannata per il reato di omicidio plurimo, ma per quello di negligenza, ossia scarsa attenzione per i bambini. Passò 6 mesi ai lavori forzati. Da questo momento in poi sviluppò tendenza alla depressione, al suicidio e iniziò a consumare sempre più alcolici e sostanze allucinogene. Al suo rilascio tentò di riprendere la carriera di infermiera e continuò ad uccidere con lo stesso metodo. Infine la polizia mandò una complice a parlare con lei, scoprendo così l'esistenza di questo mercato di adozioni. Gli agenti perquisirono il suo appartamento e vi trovarono dei telegrammi che parlavano degli accordi sulle adozioni. Trovarono inoltre molte lettere di madri che domandavano se i loro figli stessero bene e i bordi del nastro di stoffa che usava qualche volta per soffocare i bambini. Nell'appartamento si era inoltre diffuso un forte odore di putrefazione. Numero 4. Daniel Barbosa. Barbosa, a partire dal 24 maggio del 58, collezionò una serie di arresti per vari crimini: furto, stupri con la complicità di una donna e il mancato possesso di documenti di identità. Egli finì in prigione il 3 maggio del 74, pochi minuti dopo aver violentato e ucciso una bambina di 9 anni, Elizabeth Telpes. Era stato identificato da Maria Alexandra Velez, sopravvissuta ad un tentato omicidio. Barbosa poi riuscì a fuggire dal carcere colombiano nel novembre dell'84. Dapprima commise le sue atrocità in Brasile e in Perù, per poi andare a stabilirsi in Ecuador, dove iniziò la sua nuova serie di violenze e uccisioni ai danni di ragazzine vergini. Una delle zone più colpite fu Guayaquil, almeno 54 stupri e omicidi. Il 22 febbraio dell'86 fu arrestato a Quito per l'assassinio di un'altra bambina di 9 anni, Graziella Telpes. Venne fermato dalla polizia pochi minuti dopo l'omicidio e aveva con sé una borsa con gli abiti della bambina macchiati di sangue, poiché egli era solito portarsi via qualche oggetto appartenuto alle vittime. Egli confessò di aver ucciso 71 ragazze dopo la fuga dalla prigione 2 anni prima. Le attirava fingendosi un pastore protestante che doveva andare a spedire dei soldi, ma non conosceva la strada. In cambio avrebbe dato loro una piccola ricompensa in denaro. Portate in zone boschive molto lontane, le stuprava e le strangolava. Malgrado tutti i suoi crimini, per le leggi in Ecuador di quegli anni, non poteva essere condannato a più di 16 anni di prigione. Un caso molto simile a quello di Luis Alfredo Garavito, che sta attualmente scontando 22 anni di carcere per i suoi 172 omicidi. Barbosa fu condannato nell'89, la bestia delle Ande poi fu uccisa nel 94, in carcere, dal cugino di una delle vittime, Giovanni Arceso Nuguera Jaramillo.
Ragazzi, il video di oggi si conclude qui. Voglio darvi l'opportunità di contribuire alla seconda parte di questo video, per il primo, secondo e terzo posto. Dovete solo commentare qui sotto i nomi di quelli che secondo voi sono i tre serial killer più crudeli della storia. E poi sceglierò tra quelli, nominandovi poi nel video se sarà scelta la vostra segnalazione. Quindi, il video si conclude qui, ragazzi, spero che sia stato interessante. Se è così, vi invito a lasciare un like e se non siete iscritti, ad iscrivervi. Vi invito inoltre a seguirmi sul mio profilo personale Instagram, jeff.torres.m. E detto ciò, ci vediamo nel prossimo video.